figli. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla finale, alla serata finale della seconda edizione della Montarelli Cup, che si svolge presso il campo della parrocchia La Resurrezione del quartiere Montarelli in Aprilia. Sono di fronte per quest'ultimo atto del torneo le formazioni della Crover, e la formazione dell'SG System, tutte e due di Aprilia. E Pacchiarotti e, come terminale offensivo, pivot alto, giocatore Mastro Giovanni. Surplus, scambio con dei giudici, immediato il tiro, prima occasione subito praticamente al secondo minuto della competizione. La Crover passa in vantaggio con il suo numero 9, dei giudici, che approfitta di una palla vagante all'interno dell'area di rigore. SG System che prova la replica, è solo una grande parata del portiere Lograsso in uscita. Poi arriva il fischio dell'arbitro Pompili, battuta diretta in porta e la deviazione, prima una deviazione del portiere, poi la palla che carambola sul palo. Ancora Mastro Giovanni, triplicata la marcatura sul longilineo numero 5 dell'SG System. E Crover che rientra in possesso di palla e stavolta la carambola favorisce Cacciotti. Ma Mirko Pompili si libera con una finta e solo un piccolo errore di precisione con la palla che sfila via dal set. Calcio d'angolo, zona destra d'attacco per l'SG System, palla all'indietro verso Pompili e si libera e di punta scaglia un tiro verso la porta centrale, riesce a uscire fuori da una serie di contrasti con la palla al piede, buono il movimento e l'imbucata verso Salmeri che con un abile tocchetto cerca di scavalcare Cacciotti, ma largo sulla sinistra verso Razza che si muove in surplus, palla che ripassa per il centro del campo verso Salmeri, buona la conclusione numero 2, Nanni, Radaelli che manovra, buona l'imbucata verso De Marco. Sta muovendo bene la palla, si sta avvicinando in maniera lenta alla Crover, ma lo fa in maniera efficace. Attenzione, si libera Esposito girandosi su se stesso e gli si apre un corridoio e per poco non infila Lograsso. Dei giudici che si gira, tenta la conclusione, pericolosa. Non potentissimo il tiro, abbastanza preciso, comunque controllato dal portiere Cacciotti, incaricato della battuta, probabilmente con un tiro forte in porta. Così è, l'idea era buona, pallone che però torna su questa fascia verso Radaelli, buona l'imbucata verso Mastro Ianni che è buono, bravo a controllare, bravo anche nel girarsi. Non ci sono grandissime occasioni da ambe due le parti. Si muovono bene le due squadre, buono alla palla a cercare Pignatiello davanti al portiere, ottimo Lograsso, punizione. Pacchiarotti, buono il tocco a liberare il giocatore davanti la porta, stavolta è Trincia libero e al minuto 10:45 l'SG System perviene al pareggio da destra a sinistra. Buono il giro palla, ottima l'imbucata laterale verso Trincia che fulmineamente va alla conclusione, impegna Lograsso. Salmeri che muove palla verso Mastroianni, buono il passaggio verso Razza che buona l'azione di Nanni che sfiora il palo della porta della SG System. Buona l'azione di Radaelli che si libera, ottima la risposta di Cacciotti. De Marco che si muove nell'uno contro uno. Questa volta è stata clamorosa l'occasione fallita dal numero 11 in maglia arancione. Palla verso Mastro Giovanni, pivottone classico. Esposito che si muove, botta clamorosa. E in questo momento, in questo preciso istante, il signor Paoletti fischia la fine delle ostilità sul punteggio di parità 1-1. Per regolamento si passerà subito alla battuta di tre calci.
Eccoci, signore e signori, siamo pronti per la lotteria dei calci di rigore che si appresta a battere per prima l'SG System con Pompili. Pronto il portiere Rograsso a parare, parte Pompili e sigla l'1-0 a favore dell'SG System. Cambio del portiere, incaricato della battuta per la Crover. Razza. Fischio dell'arbitro, signor Cancelli, batte Razza e quasi intercettato da Cacciotti il calcio di rigore. Situazione di perfetta parità dopo un rigore battuto a testa dalle due squadre. Ora Esposito con il suo mancino. Batte e sorprende il portiere Lograsso sul suo lato, dove sarà anche tuffato tra le altre cose Lograsso. Palla che è però passata sopra le mani dell'estremo difensore della Crover. Radaelli alla battuta per la Crover. Secondo rigore anche per la squadra in maglia arancione. Fischio, battuta, rete. 2-2, situazione di perfetta parità, parità, equilibrio che si continua a protrarre anche in questi calci di rigore. Per la SG System Pignatiello. Fischio batte, pallone che termina alto sulla traversa, difesa da Lograsso, è occasione d'oro per quanto riguarda la Crover, che ora con Mastroianni ha la possibilità di poter vincere la partita. Arriva il fischio, parte Mastroianni, tiro e rete, e la Crover vince per il secondo anno consecutivo la Montarelli Cup. Al termine di una partita combattutissima. Basta, dai. Prima di ogni altra cosa fatemi ringraziare gli sponsor di questo torneo. Sponsor di questo torneo, parliamo di Crover, parliamo della Lema, parliamo della XXT Buona Onda, parliamo del Max Bar, parliamo del Pizzettaro di Napoli. Tutta gente che ha collaborato a far sì che questo torneo potesse essere effettuato e quindi abbiamo potuto divertirci. Miglior giocatore del torneo viene eletto Esposito, Giovanni. Allora, bella pensione questa. Allora, guarda, mettiamoci qui così lui ci può riprendere. Allora, Giovanni, io il trofeo ce l'ho pronto per te, te lo faccio mettere a posto, sono leggermente a scuola. Se l'hai ampiamente meritato per quanto mi concerne. Bravo, ciao, bravo. Senza problemi. A posto. Grazie. Il miglior portiere della competizione. Il miglior portiere della competizione Cacciotti. Centro del campo. Centro del campo, più vicino più di qua. Adesso è grosso. Mi dà 20 euro, mi dà. Faccio che spara quello. A posto. Stiamo dando l'ire del torneo. Gianluca, inizia, tanto cosa non c'è. No. Ah, è buono. Non c'è sta. È Kevin, ragazzi. Glielo darò io poi. Ho chiesto se potevano venire, evidentemente erano impegni, perché tutti quanti un sacco di partite tutte insieme, no, quindi non è facile. Capocannoniere del torneo, al quale mi premunirò io di darlo, sarà Kevin Carbone. Allora, per quanto riguarda terzo e quarto posto, terzo posto, c'è la S Pinewood di Nico Palli e la Big Team di Simone Nico. Loro vincono, ascoltate, loro vincono un buono acquisto per 12 persone presso il Pizzettaro di Napoli. Seconda classificata con un premio per una cena a 10 persone presso il ristorante Braceria Don Carlos di via Carano. Buono, via! La SG System di Simone. Centro del campo. Prendi ma lavora con te, Sacco. Ma posso vedere? Eccoci. Oh, belli hai questa cosa. Vai. Primo posto. Quindi, primo premio. Buon acquisto da... Primo premio, un buon acquisto da 1.000 euro per la squadra vincente del torneo.
anche quest'anno si sono confermati i campioni. Io ho cercato di fare tutto, la squadra, non c'è stato proprio niente da fare. Sì. Bella paga, ma andiamo alla squadra. Il primo premio Dove stanno i soldi? La piotta con tanti subito. È il secondo anno, è Namo!